Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruni. In questo momento mi trovo in un centro commerciale di Giacarta. Giacarta, come è possibile immaginare, è una città molto bazar e questa è una delle caratteristiche che più aggrada il cosiddetto turista pellegrino viaggiatore. Io sono qui all'interno di un centro commerciale e sto realizzando questo clip anche per mostrare a voi un po' come si sviluppa la situazione qua dentro. Facciamo un giro assieme. Ecco, come potete vedere, mi trovo in un reparto che abbigliamento, scarpe. Sono all'interno di questo centro commerciale che è enorme, sono raggruppati tantissimi privati, i prezzi sono veramente molto bassi e siamo quasi a livello Cina. Parliamo, possibile comprare una t-shirt per circa un euro, per cui abbiamo dei prezzi. Ecco, qui abbiamo i venditori. Il nostro giro continua. Io sono appena entrato, non so cosa mi aspetta, potrebbe anche esserci il coccodrillo come nei miei viaggi nella giungla, non lo so. Ecco, qui abbiamo anche il reparto food. Giro continua, giro. Ecco, il bello che caratterizza questi posti è il fatto che è possibile passare delle giornate intere all'interno di questi centri commerciali. Sono climatizzati, sono forse gli unici posti in cui è possibile passeggiare, viaggiare senza soffrire la calura. Siamo comunque in zona equatoriale, per cui la calura è molto forte a qualsiasi ora del giorno, anche se devo dire è sopportabile rispetto ad altri posti come potrebbero essere i Caraibi o il Brasile, fa meno caldo. Ecco, qui abbiamo delle bellissime t-shirt con i colori locali. E, beh, la prima non c'entra niente. Ecco, queste, anzi, sono delle camicie, non sono delle t-shirt. E, andiamo di qua che vedo. Ecco, di qua abbiamo. E questi sono sempre vestiti per donna con i colori locali, molto belli, vivaci. Il giro continua, andiamo a scoprire cosa c'è di qua. Questo qui è il reparto un po' delle t-shirt, cappellini. Ecco, qui si possono fare veramente degli ottimi affari anche senza tirare il prezzo, si parla di pochi euro. Ecco, la cosa molto interessante che caratterizza il posto è che interno, mischiato con l'abbigliamento, si trova un po' di tutto, si può trovare qualcuno che cucina. Ecco, qui abbiamo per esempio una sartoria, e ecco qua un'altra sartoria che lavorano in terra e preparano abiti da sposa molto belli. Ecco, questi sicuramente costeranno pochissimo. E sono molto belli, veramente molto belli. E uno potrebbe farci anche un business, venire qua a acquistarli e portarli in Italia, perché sono molto belli e particolari. Sono addobbati con gusto, diciamo. Ecco, il giro continua. Trasmetto un po' anche a voi le mie emozioni, voi che non vi muovete mai da casa, siete lì a marcire, a impoltronirvi sul divano dalla mattina alla sera a vedere la televisione. Io vi faccio vedere anche un po' di posti interessanti. Come si evince, il posto è enorme, è una città al coperto. Io sono all'ultimo piano e ecco, adesso cercherò di scendere. Io vi mostro giusto velocemente, non mi soffermo su particolari.
E qui abbiamo il reparto borse, molto allegorico, guardate qua che belle queste, veramente molto belle. Il nostro giro continua, andiamo avanti, qua abbiamo il reparto orientato alle donne, t-shirt per ragazze, è quella lì con l'orsetto molto bella, con i brillini. E se non mi sbaglio di qua c'è l'uscita, si scende. Ecco, adesso siamo all'ultimo piano, per cui per uscire da qua bisogna scendere giù fino in fondo. Io vi mostro giusto una panoramica d'insieme. Giro qui dentro per cercare di scoprire qualche il particolare, quel qualche cosa che altrove non si riuscirebbe ad acquistare, ecco. Per cui se non... Qua. Ecco qua, chiaramente i lavoratori mangiano, è normale, mangiano sulle sedie così, qui giocano con i telefonini. Andiamo avanti e andiamo a scoprire un po'. Scopriamo. Buttiamo lo sguardo a destra e a sinistra. Ecco qua, il reparto pupazzetti per regalo alla fidanzatina, al fidanzatino. Ecco, lì vendono dei deliziosi panzerotti, chiaramente ci mettono anche dentro le forbici, è tutto appoggiato dentro insieme. Di qua si sale, reparto imballaggio, ecco lì abbiamo il reparto calzature, guardate il reparto calzature, molto bello. Scarpa l'ultima moda. Ecco, stavolta non scendo di lì, continuo il giro da questo lato qua. Andiamo a vedere, a mettere le mani in pasta. Qui abbiamo noci, noccioline, semi, tante cose da sgranocchiare. Qui abbiamo un negozio di tecnologia, macchine fotografiche, cavalletti, veramente si trova di tutto. Ma il dettaglio, il particolare, la cosa che si può acquistare solo qua non l'abbiamo trovata per il momento. Diciamo, il posto è molto folcloristico. Beh, qui siamo finiti in un reparto antifurto, telecamere, compagnia bella. Ecco, qui abbiamo il famosissimo reparto cavallo che gira, che è la gioia di tutti i bambini. Il nostro giro continua. Ecco qua, abbiamo incontrato anche le donne col vestito tipico musulmano. Ecco, devo dire che rispetto a Kuala Lumpur
ci sono veramente poche donne che vestono col burqa, molto di meno a Kuala Lumpur, proprio una esagerazione. Se dobbiamo confrontare le due città, devo dire che non si potrebbe fare il confronto perché Kuala Lumpur è una città molto più piccola. Devo dire che qui è molto più bazar. C'è molto più bazar. Adesso non guardiamo il centro commerciale che è già abbastanza bazar di per suo, ma le vie fuori sono molto, molto bazar. Ok ragazzi, chiudo qui questo video clip che è molto interessante, giusto per dare un'idea, e ci sentiamo alla prossima.